Cari amici di Visione TV, oggi per il nostro approfondimento abbiamo un ospite particolarmente illustre, il dottor Giovanardi. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oggi parliamo della situazione sanitaria, perché dopo un periodo in cui, soprattutto per l'attenzione che è stata data alla guerra, la questione della cosiddetta pandemia è passata un po' in secondo piano. Ultimamente però stiamo vedendo una sorta di ritorno di fiamma, cioè si inizia a parlare di nuove varianti, si ritorna a lanciare l'allarme sull'aumento dei contagi e inevitabilmente si torna al punto fondamentale, cioè i vaccini hanno ricominciato a sostenere la necessità di una nuova ondata di vaccinazione di massa. Dottor Giovanardi, sulla base di quello che è successo in questi anni, sulla base dei risultati che la vaccinazione totale della popolazione italiana o quasi ha portato, cosa possiamo dire dell'efficacia di questi trattamenti sperimentali? Cioè, lei è stupito che continuino a raccomandare nuove punture di massa, oppure lo ritiene normale? Beh, devo dire intanto che come medico sono molto contento e molto soddisfatto, perché continuo a ricevere telefonate e continuo ad avere amici che sono a casa col Covid. Dico molto contento e molto soddisfatto perché sono a casa col Covid, vaccinati e non vaccinati, inoculati e non inoculati, con una banale sindrome del raffreddamento, un po' di mal di gola, sgocciolo il naso, un po' di antinfiammatori, e il 99 su 100 guariscono perfettamente. Non, ovviamente su un novantenne con 5 patologie che prende anche il raffreddore può diventare una cosa seria. Quindi c'è un'immunizzazione di massa naturale. Allora però facciamo un passo indietro. Perché adesso tante persone si stanno infettando vaccinate e non vaccinate? Perché il virus muta. L'aveva detto Montagnier, l'aveva detto Rouault, l'aveva detto Ioannidis, i migliori virologi del mondo. Lo dicevano tutti i libri di medicina, mai vaccinare in corso di pandemia influenzale, perché il virus muta, se lo stimoli muta, se no ha un decorso naturale, in 2 anni sparisce. Quindi siamo corsi dietro, li abbiamo stimolati in tutti i modi possibili e così si creano le varianti. Ma attenzione, tutti sanno, ma io parlo di JAMA, parlo di New England Journal of Medicine, parlo di Nature, parlo delle riviste scientifiche che hanno documentato queste cose negli ultimi 2 mesi. Non parlo dei media, non parlo della politica, parlo delle riviste scientifiche. E cosa dicono? Gli stessi della Big Pharma, che gli attuali farmaci genomici, detti vaccini, sono in questo momento assolutamente inefficaci per queste forme. Quindi chi si vaccina adesso non serve assolutamente a nulla, a coprire l'attuale Omicron, però ha tutti gli effetti collaterali. Dicono inoltre che stanno studiando invece un farmaco vaccino per novembre, che una volta inoculato dovrebbe coprire questo virus che sta agendo adesso in giugno. Peccato che a novembre, quando inietteranno quel farmaco, ci sarà un altro virus e quello che inietteranno non risponderà. Quindi capisci che dal punto di vista tecnico, scientifico, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma se le cose stanno così e se le stesse fonti ufficiali lo ammettono, noi in queste ultime settimane su Visione TV in vari format abbiamo riportato una serie di studi che sono studi scientifici ufficiali, non di soggetti diciamo esterni rispetto al mondo accademico, i quali dicono tutta una serie di evidenze scientifiche che sono spaventose. Cioè, noi sappiamo che gli attuali cosiddetti vaccini, in realtà terapie geniche sperimentali, hanno una durata, la protezione che questi farmaci offrono ha una durata molto limitata nel tempo, al termine della quale invece l'efficacia è negativa. Cioè gli studi confermano che dopo un po' di tempo, efficacia negativa, cioè dopo un po' di tempo chi ha fatto 2-3 dosi di vaccino si ammala di più rispetto a chi non ne ha fatta nemmeno una.
gli effetti collaterali che venivano negati, venivano o minimizzati dicendo sì, ci può essere qualche effetto collaterale, ma il vantaggio rispetto a questi costi è tale che vale la pena accettarli. E invece ora sappiamo che i vantaggi non ci sono e gli effetti collaterali invece sono di dimensioni incredibili. In uno degli ultimi studi, dei più sconvolgenti, in Israele ha appurato già adesso, in questa prima fase, un aumento del 25% delle malattie cardiache gravi tra i giovani, cioè tra le persone vaccinate, tra i 14 e i 49 anni. Quindi le persone più giovani e più sane hanno visto un aumento del 25% delle patologie cardiache gravi. Ora, con questo tipo di evidenze scientifiche, come è pensabile che continuino a livello politico, ma anche a livello medico, a sponsorizzare questi vaccini, al punto che negli Stati Uniti hanno approvato Pfizer e Moderna per i neonati, i quali, secondo gli stessi studi ufficiali, non solo hanno un tasso di problemi di Covid irrilevante, cioè zero, ma per i neonati, a quanto pare, l'efficacia è negativa sin dall'inizio. Lei come si spiega, da medico, che di fronte a questo tipo di evidenze ormai pienamente emerse, così tanti suoi colleghi continuino a far finta di niente e a raccomandare questi trattamenti e a affermare che sono la via maestra per uscire dalla pandemia? Le rispondo. La razionalità nella scienza, nelle scienze, non è assodata. Le faccio un esempio. Il Concorde, anglo-francese, era in fase avanzatissima di progettazione quando sono arrivati i Boeing, che portavano 300 persone. Tutti si sono resi conto che il Concorde era sorpassato, non avrebbe avuto futuro. E devono fare una scelta eroica, dire, vabbè, per 10 anni abbiamo speso libri di Dio, è meglio lasciar perdere, perché le prove provate, tecniche scientifiche, dimostrano che questo apparecchio non ha futuro. Hanno fatto la scelta opposta, irrazionale. Sono andati avanti per altri anni a spendere l'ira di Dio sul Concorde, finché è finita come è finita. Non solo in modo tragico per l'incidente, ma anche perché era completamente fuori mercato. Allora uno dice, ma scusi, ma perché l'hanno fatto? Ma perché c'erano degli interessi economici, degli interessi commerciali, degli interessi di bandiera, per cui anche di fronte all'evidenza sono andati avanti. Qui è la stessa cosa. Qui anche di fronte all'evidenza, che si è sbilanciato per 2 anni, che ha comprato miliardi di vaccini, che è andato avanti per 2 anni a dire o a non rispondere, scusate, io devo firmare io il consenso informato, mi informate, mi dite per esempio se sperimentale o no? A me non ha mai risposto nessuno, l'EASA non ha mai risposto, le istituzioni non hanno mai risposto, allora pretendono da me una firma su un consenso informato, chiedono informazioni, non te le dà nessuno. Per gli ASPI in televisione o le reti che vanno per la maggiore, nel momento che io chiedo, scusate, ma io queste cose le vorrei sapere, mi dicono, ma lei dottore è un cattivo maestro, perché se lei mette dei dubbi oppure ci obbliga a dire la verità, quella gente non si vaccina più, quindi deve star zitto, anche se ha ragione. Quindi per 2 anni siamo tutti stati tacitati esattamente sulle cose che lei sta dicendo adesso, che sono sacrosante, ma non emergono, se no tutta la sporcizia, i conflitti di interesse, le assurdità che in questi 2 anni abbiamo subito sarebbero talmente evidenti da sconcertare l'opinione pubblica. Ma l'opinione pubblica non deve sapere. Nel momento che l'opinione pubblica non sa, vede ancora degli anziani poveretti a 37 gradi in pieno sole sui marciapiedi da soli con le mascherine umide che si toccano 100.000 volte il viso come i camerieri nei locali e poi con le mani così impastricciate del loro muco toccano la pizza, la servono a tavola, che è uno schifo incredibile, diffondendo i batteri, e se c'è un virus del Covid sono il primo a passarlo, però dappertutto è fortemente consigliato nei locali pubblici usare le mascherine, che è esattamente l'opposto di quello che riguarda l'igiene pubblica. Tutte poi queste cose che diciamo, compresa l'obbligatorietà, non c'entra niente con l'igiene pubblica,
che ormai è dimostrato che al limite, se uno ci crede e si inocula al limite a una malattia più leggera, però contagia, viene contagiato, quindi non c'è nessun motivo di igiene pubblica, e vediamo tutti i giorni, le abbiamo sotto gli occhi, che chi si rinfetta e continua a rinfettarsi, sia che sia inoculato o meno, ha dei sintomi leggerissimi. Quindi la copertura è la stessa, quindi la giustificazione dell'interesse, dell'amore per gli altri cade completamente. È un interesse personale, uno ritiene di proteggere se stesso, però non può obbligare sicuramente gli altri. C'è anche un altro aspetto che l'opinione pubblica ora, o meglio, teoricamente dovrebbe sapere, ma in realtà non basta ammettere le cose, si devono anche rendere fruibili per il pubblico, che queste misure così drastiche, oltre che inefficaci, sono state largamente, come dire, inutili, nel senso che la situazione non era quella che ci veniva descritta. All'inizio di questa incredibile vicenda, noi sentivamo tutti i giorni una sorta di bollettino di guerra su tutti i telegiornali, con lo scopo chiarissimo di terrorizzare la popolazione e quindi di giustificare una serie di misure inedite come i lockdown, cioè rinchiudere in casa la popolazione come se fossimo una massa di persone agli arresti domiciliari. E questo avveniva proprio sulla base di questo stillicidio continuo, oggi 500 morti, ieri 350. Poi, a distanza di molto tempo, abbiamo scoperto una realtà incomprensibile, cioè che queste statistiche erano tutte volutamente false, perché non si era distinto, proprio per protocollo, non per incapacità del singolo medico o della singola struttura ospedaliera. Il protocollo imponeva di non distinguere tra morti con Covid e morti di Covid, e anche i morti col Covid erano dichiarati tali semplicemente in base a un tampone. Morale della favola: se io stavo benissimo, andavo a lavorare in motorino, prendevo un camion contromano e mi spiaccicavo sull'asfalto, mi facevano un tampone e vedevo che avevo che vedevano o risultava positivo il tampone. Io ero un morto di Covid e quindi la sera al telegiornale rientravo nel numero di quelli, di quelle presunte vittime di questa gravissima pandemia. Allora, Ora, prego. e allora, perché 2 anni fa a tutti gli amici in ospedale mi sono fatto dare tutte le cose dell'Istat e questa cosa io l'ho denunciato 2 anni fa, che era folle. Ma glielo spiego, è uscita anche una vignetta molto intelligente 2 anni fa. Un avvocato diceva: Vostro Onore, il mio cliente ha reconfesso, è vero che ha sparato 10 colpi di pistola e ha seccato quel signore lì, ok? Dice però... La causa di morte è stato scritto Covid, quindi lo dovete assolvere. Non ha fatto Ok? niente. Ecco, Sì, appunto, però. perché la logica era quella lì, che è una logica folle. In effetti è esattamente quello che dice lei. Hanno falsato le carte. Però questo a me pone una questione, una domanda che, le dico la verità, in questi 2 anni mi ha abbastanza tormentato, cioè come è stato possibile, che sostanzialmente tutta la comunità medica, con delle lodevolissime eccezioni, con in alcuni casi dei veri e propri eroi che hanno affrontato a mani nude, questa situazione, ma come è possibile che tutta la comunità medica si sia piegata a questi interessi, a queste dinamiche? Ma Glielo addirittura, voglio dire, spiego. non devi neppure essere un medico, perché per capire che se ti arriva un ragazzo di 20 anni che ha avuto un incidente con il motorino mentre stava andando a giocare a calcetto e te lo dichiarano morto di Covid, è una truffa. Questo non serve essere un chirurgo, puoi essere anche semplicemente quello che fa le pulizie nell'ospedale per capire che è una truffa. Come è stato possibile piegare così Allora, tanta gente a una glielo narrazione spiego e glielo dimostro. Glielo spiego e lo dimostro. Io faccio come posso, da pilota in queste cose qua. Io sono stato sorpreso in novembre dalla professione medica perché non mi sono vaccinato. Avevo documenti importanti di un cardiologo, di un neurologo. Io ho avuto delle tromboflebiti ed è una controindicazione assoluta all'inoculazione di questi farmaci.
Ovviamente allora hanno detto che a loro non interessava nulla perché non rientrava in quelle tre famose patologie fasulle che Rezza ha indicato agosto dell'anno scorso, erano tre esempi, qui c'erano altre decine che andavano valutate da colleghi se vaccinare o meno. Sono tornato alla carica adesso nel mese qui di maggio, però ho anche una perizia fatta da Bella Vite. 8 pagine di cultura medica sulla pericolosità nel caso in via della vaccinazione, un Jean Bertoglio che è un immunologo clinico cileno straordinario, quindi tutte le mediazioni scientifiche per cui io non posso essere vaccinato. Il medico di famiglia si è rifiutato di leggerle perché ha detto che lui non è competente, ha passato tutta una commissione qua dell'ASL di Modena, gli ho chiesto l'accesso agli atti, ho visto che 7 colleghi, medici legali, medici dell'igiene e così via, non hanno letto una riga, non mi hanno chiamato, non mi hanno visitato. Hanno detto semplicemente che tutte queste motivazioni che riguardano le tromboflebiti non sono in quelle tre patologie indicate dal ministero, quindi loro hanno detto che mi devo vaccinare. Allora, questi 7 colleghi, di cui ho nome e cognome, lo difenderò ovviamente, non hanno seguito né perizia, né prudenza, né diligenza, della deontologia se sono fatti un baffo, l'unico loro merito è l'obbedienza. Loro hanno obbedito a un ordine illegittimo, come stanno facendo tutte le ASL e i medici di famiglia. Perché poi il medico di famiglia, che ha una consulenza che gli dice vai pure tranquillo, anche se la responsabilità è sua, se ti esonera, gli mandano in AS. È tutto un circolo vizioso per coprire. La chiami omertà, lo chiami muro di gomma, ma alla fine le risposte non le danno mai e si scaricano la responsabilità l'uno sull'altro. Poi qua c'è la grande incognita, adesso io che ho tutto, che la dimostrazione è che 7 colleghi non fanno il loro mestiere di medici, gli ordini professionali fanno i passacarte e obbediscono a degli ordini illegittimi, invece dovrebbero dimettersi perché non possono subire una cosa di questo genere, ebbene, se adesso prendo tutta questa roba e la porto in procura, che succede? Cioè la procura capisce che hanno deciso sulla mia sorte umana, perché se io mi inoculo posso rimanerci secco e lo dicono i migliori scienziati del mondo, perché colleghi di questo collegio peritale non aprono le carte, dicono semplicemente come dei ragionieri che non rientrano in queste tre cose, fasulle oltretutto, perché erano degli esempi dati dal Ministero della Salute che doveva fare questa famosa lista di patologie da non inoculare, ma non l'ha mai fatta. Allora, la procura capisce questo o prende e cestina tutti immediatamente? E se prende tutte e cestina immediatamente, io cosa faccio? Quindi questa è la grande incognita, anche se adesso ultimamente, come lei ben sa, finalmente le procure e i tribunali si stanno svegliando e cominciano finalmente a guardarci dentro. Ma è talmente ovvio, quindi poi, e chiudo, ma ci sono poi gli atteggiamenti, ho visto ieri, sono inorridito, le discussioni di politici di primo piano che dicevano: ma non c'è mai stata l'obbligatorietà della vaccinazione in Italia, ma state scherzando? Ma qual è l'obbligatorietà? La gente firma ed è libera di vaccinarsi, dimenticandosi che dietro c'è un'estorsione mafiosa o tipo 'ndrangheta, che se non lo fai ti tolgono il pane e il lavoro. Quindi capisci che anche questo è E assurdo. anche tutti i Dicono diritti ieri in fondamentali televisione che non c'è l'obbligo, non come c'è mai stato, per l'amor di Dio, però se non lo fai sei rovinato per tutta la vita. Ma anche penso che in Calabria o in Sicilia, penso, quando vanno a chiedere il pizzo in un negozio, il negoziante è pienamente libero di non farlo. Poi magari gli fanno scoppiare il negozio, dice: ma scusa, ma perché hai pagato? Non è mica un obbligo, sai. È la stessa situazione. direi che è anche peggio perché il negoziante siciliano o calabrese che viene taglieggiato, anche nel Lazio, insomma, comincia a esserci qualcosa. Ma oltre al fatto che può non pagare, ma anche eventualmente trasferirsi a Milano e aprire il negozio a Milano. Invece, per quello che riguarda sia i medici in primo luogo, ma anche tutti gli altri, tu non potevi dire io non mi vaccino. Sono a Roma, faccio, non so, l'insegnante, mi trasferisco, vado a farlo a Firenze. No, ti trovavi nella stessa situazione, non potevi neanche prendere il treno per arrivarci a Firenze. Si sono attaccati anche tutta una serie di diritti fondamentali, come quello alla mobilità, che può sembrare una cosa banale, in realtà è qualcosa di enorme.
mi raccontava la dottoressa De Mari in un'intervista recente di una ragazza che, a cui era scaduto il Green Pass mentre era in treno, l'hanno fatta scendere, l'hanno lasciata di notte in una stazione, sapendo che non avendo il Green Pass lei non poteva né chiamare un taxi, né prendere un autobus, né prenotare un albergo. Ora, una cosa del genere è semplicemente inconcepibile in uno stato civile e oltretutto lei diceva io non mi sono vaccinato perché una serie di patologie lo sconsigliavano. Io non sono un medico, quindi parlo a titolo assolutamente personale, io direi che in qualunque caso è sconsigliato. Detto questo, però, noi abbiamo avuto un presidente del Scusi, Consiglio la che ha interrompo un detto. attimo, no, per capirci bene la mia Prego. posizione di medico. Io ho sempre detto che di fronte a una qualsiasi malattia, tu devi guardare la singola persona, raccogliere l'anamnesi, vedere se ha 90 anni, se ha 80 anni, se ne ha 50. Io per esempio tutte le persone sane dai 50 anni in giù darei tutte l'esonero. Quindi secondo me non si devono vaccinare. Se trovi invece una persona con delle patologie particolari, con un'età particolare, vedo ogni volta il tipo di vaccino, scelgo giusto, glielo consiglio, glielo sconsiglio. Quando io ho fatto questi ragionamenti, sempre con i nostri eroi su televisioni importanti, e dicevo, guardate, non si possono vaccinare 1.000 persone in una spiaggia in un pomeriggio, giovani, giovanissimi, tutti a 40 gradi, senza raccogliere un'anamnesi, perché è una follia. E contro ogni regola della medicina, la risposta che mi ha dato Faraone, Pregliasco, il conduttore è stato: ma dottore, ma cosa dice? Siamo in guerra. Quindi in guerra bisogna dare la stessa terapia per tutti di massa a migliaia di persone. Che anche questa è una roba che se lei ragiona, ma l'hanno detto e continuano a dirlo. Perché siamo in guerra, bisogna smettere di ragionare e praticamente obbligare le persone, ma Credere, obbedire e c'è anche un obbligo vaccinarsi. psicologico. Scusi, ma se lei adesso, se tutte le reti della televisione adesso ha visto uno squalo bianco in Adriatico, ok? Poi c'è anche il sospetto che abbia aggredito un uomo e tutti i giorni aprono i telegiornali seguendo questo squalo bianco, lei vedrà nelle spiagge a Rimini, a Reccioni, ad Otranto, nessuno mette più il piedino in acqua e vai a buttarsi da una barca perché tutti pensano che ci sia lo squalo sotto, mentre la probabilità di essere aggrediti da uno squalo è una su un miliardo, la probabilità di lasciarci le pelle da Modena a Milano Marittima in autostrada è 100 miliardi di volte più importante. E allora se tutti i mezzi di comunicazione di massa insistono, 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 anche lo squalo in Adriatico cambierebbe i comportamenti delle persone. Purtroppo c'è anche questo elemento, che la verità, quella vera, non emerge mai perché sono come nelle televisioni vostre, di nicchia, però hanno rispetto agli altri, gli spettatori che vi avete tantissimi, ma ovviamente non come i media ufficiali. Sì, però voglio dire, qualunque cittadino che guardi razionalmente ai fatti non può non porsi, se non altro, ora, magari all'inizio era anche accettabile, ma ora non può non porsi delle domande. Io credo che ci sia, oltre alla questione che lei giustamente ricordava del bombardamento mediatico, una questione di difesa della. Diciamo, di evitare la dissonanza cognitiva, perché purtroppo le evidenze dimostrano uno scenario spaventoso, cioè che siamo governati da persone che rispondono non agli interessi dei cittadini, ma a quelli delle multinazionali, fino al punto da mettere gravemente in pericolo la salute pubblica, pur di far fare utili a queste multinazionali e pur di consentire che determinati progetti si portino avanti. Siccome questa realtà è troppo difficile ed è troppo dura da accettare per la maggioranza delle persone, preferiscono non guardare. Però i fatti sono evidenti ormai. Io sentivo l'altro giorno un dibattito, no, su Putin, la guerra, il nostro rapporto con il sud del mondo, in cui il giornalista del Corriere diceva: noi siamo stati miopi perché siamo stati egoisti con i vaccini, abbiamo voluto tenerceli tutti per noi e questo, diciamo, ha compromesso il nostro rapporto con i paesi africani che avremmo dovuto invece coltivare.
Ma questo lo diceva come se da noi il problema Covid fosse scomparso grazie ai vaccini, in Africa sono morti tutti. È esattamente l'opposto. Il contrario, cioè, lo so. È esattamente il contrario. Ma come si fa a dire noi abbiamo una responsabilità verso gli africani, non gli abbiamo mandati il vaccino? Io ho guardato i numeri sia nel Maghreb, in Tunisia, in Marocco. Hanno 700 morti, 800 morti dall'inizio della pandemia. Noi ne abbiamo decine di migliaia aumentati dopo la vaccinazione di massa. Eppure continuano a parlare come se i fatti fossero irrilevanti, allora, come se non ci fosse... Mi dico due cose. Allora, io che ho 40 anni di medicina, delle volte mi attento ad andare nel marciapiede con la signora anziana e dire: guardi, sono il dottor Giovanardi, ero il direttore, sono un medico. Signora, mi spiega perché, tiene la mascherina che è mezzogiorno, sono tutte queste cose qua. Questa mi guarda e mi dice: ma lei è un Novax? Ha capito che io a quel punto lì batto in ritirata, qualsiasi cosa dicesse, sono già etichettato. Ma non solo, dico una cosa più seria e più grave. Allora, se adesso qualche scienziato nei media dice c'è un sacco di persone col Covid, siamo di nuovo in guerra e in battaglia, lei mi spiega perché con una cosa così pericolosa tutto l'esercito dei medici si rifiuta tuttora ad andare a visitare i pazienti, 90% dei medici di famiglia, quelli che vorrebbero sono sospesi, cioè nel momento del massimo sforzo in cui bisogna andare a vedere il paziente, seguirlo, specialmente quegli anziani, curarlo giorno per giorno, prevenire le complicanze, abbiamo il maggior numero di morti nel mondo, ma per forza, perché il malato di Covid è ancora abbandonato a se stesso. Oggi, perché la guardia medica si rifiuta ad andare, il medico di famiglia dice no, al Covid non ci va, rimane sempre l'ospedale come ultima spiaggia. Io che 4 anni fa ho scritto un bel libro, il pronto soccorso è malato, perché era già morto 4 anni fa, adesso i pronti soccorsi sono completamente saltati, perché l'unica cosa per il paziente è andare in quell'imbuto dove succede di tutto di più. Allora, le sembra normale che, ammesso anche che il Covid fosse adesso un problema enorme sanitario, tutti i soldati, i medici sono alle retrovie e non intervengono? Lei, sostenuti dagli ordini professionali. È questa la cosa scandalosa, cioè anche il comportamento delle varie associazioni, dei gruppi professionali dei medici che hanno fatto cose indicibili. Però lei che ha 40 anni di esperienza nel mondo della medicina, ritiene che ci sia stata una trasformazione profondissima, nel senso, nel momento in cui si è trasformata la sanità da servizio che lo Stato forniva ai propri cittadini, servizio essenziale che lo Stato forniva ai propri cittadini, a bene di mercato, c'è stata una trasformazione proprio antropologica anche nell'approccio alla professione medica, perché io realmente non vedo altre possibilità se non il tornaconto personale, per le quali davvero si sono voluti chiudere gli occhi rispetto a quello che stava facendo il governo, il ministro Speranza, le task force, eccetera, e pochissimi medici si sono ribellati. Adesso comincia a esserci una diffusione del malcontento, una certa insofferenza rispetto a questi protocolli fallimentari, però hanno obbedito tutti. Ora, mi corregga se sbaglio, ma i medici che accettavano di prendere parte alla campagna vaccinale prendevano 500 euro al giorno per fare le punturine, avendo uno scudo penale totale, quindi non correndo nessun rischio, neanche se gliel'avessero fatte sparandole con la carabina l'iniezione, e guadagnare 500 euro al giorno significa che se lo fai 5 giorni a settimana sono 2.500 euro, sono 10.000 euro al mese per fare le punturine. Quindi come giudica la trasformazione in questo senso della sanità che può essere sintetizzata nel passaggio da USL a ASL, cioè da unità sanitaria locale ad azienda sanitaria locale? L'azienda deve fare profitti. Ah, come vi spiego? Semplicemente che la prima base della medicina è: nel dubbio astiniti, ok? E primo, non nuocere. Quindi tutti quelli
al di là del denaro che sono buttati ad ubbidire, sono andati contro tutti i principi deontologici, perché nel dubbio si devono astenere. Invece rispondono agli ordini, ci lucrano anche, quindi c'è un conflitto di interesse evidente, perché devono farli invece gratuitamente. E poi c'è un'altra cosa sacrosanta da dire. Chi negli ultimi 15 anni, come ha fatto il sottoscritto, che ha scritto molto su questo, quando tagliavano, tagliavano e tagliavano, lei veniva nel mio policlinico, quando ero direttore, io avevo tutti i percorsi preferenziali, che c'era l'otorino 24 ore al giorno, c'era il chirurgo vascolare, c'era il neurologo, aveva fatto gli accessi diretti, decongestionati, pronti soccorsi e così via. Poi pian piano ha tagliato. La guardia d'otorino non c'era più, c'era solo qualche ora al giorno, il neurologo non c'era più, il chirurgo vascolare non c'era più e si infilavano tutti nel pronto soccorso generale aspettando ore e ore. Ovviamente ogni volta il direttore generale, il direttore generale, il direttore amministrativo devono raggiungere un obiettivo e venivano coperti d'oro, tagliando, tagliando e tagliando. E ogni volta l'ufficio stampa delle ASO, dove ci sono tantissimi suoi colleghi, dicevano e propagandavano dappertutto che tagliavano, tagliavano, ma il servizio non solo non peggiorava, ma migliorava. Cioè una balla cosmica, perché quando lei taglia tutto, non ha più lo specialista, quello che aveva in un giorno ce l'ha in 10 giorni, come fa a dire, però sei come medico responsabile di un grande pronto soccorso. Queste cose le dicevo, le ho sempre detto, perché ho fondato anche un sindacato. Lo dicevo come sindacalista e non come medico, prima hanno fatto il ciuffo lo stesso alla fine. Se io andavo a dire le cose che stavano come la verità, ti fanno una guerra spietata. Poi, e chiudo, ma non è indifferente, in Emilia-Romagna ci sono 800 medici, ho le prove, che ogni anno guadagnano, medici pubblici, medici dipendenti degli ospedali, dalle 500.000 alle 800.000 euro in libera professione, oltre allo stipendio pieno. Allora, questi colleghi, beati loro, che sono poi gli ortopedici, gli oncologisti, gli otorini, i dermatologi, insomma, non il medico di pronto soccorso sicuramente, il 20% di quello che incassano vanno alle ASL. Quindi si è creato un meccanismo meraviglioso, perché le ASL sono contente perché incassano il 20%. I sindacati dei medici sono contenti perché questi colleghi praticamente fanno due mestieri legittimamente, quindi prendono lo stipendio pieno e vanno a fare libera professione. L'unico scontento è l'utente che deve pagare per avere una cosa che dovrebbe avere gratuitamente. Allora, questo meccanismo è tale che questa marea di medici, parlo di questi, non va mica a contestare il sistema, perché allora questo sistema va benissimo, anzi, durasse, però non va bene, perché nel mio concetto il medico pubblico deve guadagnare bene, dargli uno stipendio come in Inghilterra, come in Germania, però fa un mestiere solo, non gioca nell'Inter, nel Milan allo stesso tempo, si dimette dall'ospedale e se è bravissimo va a fare libera professione, se no rimane all'interno dell'ospedale. Io non ho mai fatto una visita libero professionale in vita mia, che ritenevo che il mio dovere è far funzionare bene l'emergenza, punto. Ma se non andiamo alla base Infatti. di queste cose, che sono fondamentali, e le dico anche questo, tutti i medici di famiglia che sono medici convenzionati vanno a fare la convenzione quando scade il contratto con la SISAC, che è un'agenzia governativa che decide tutto, quante ore lavora il medico di famiglia, come, quando, il sabato, la domenica, la guardia medica. Tutti i medici dipendenti, gli ospedalieri, vanno a fare la convenzione di lavoro con l'ARAN, altra agenzia pubblica, che decide gli orari, tutto. Le due agenzie non parlano fra loro, quindi il territorio e l'ospedale da sempre sono completamente scollegate e se lei prova a fare un discorso di unione, come dovrebbe essere fatto, le tirano fuori il contratto sindacale, che è una follia, ma chi vuole che le cose rimangano così? Le lobby e la politica. E la gente non lo sa questo, ma se non andiamo a incidere su questo, su un meccanismo globale, non ne avremo mai a capo e andrà sempre peggio. E infatti va sempre peggio. Tra l'altro lei diceva la questione dei tagli che venivano fatti dicendo ma il servizio migliorerà, che è diciamo la versione medica dell'austerità espansiva. A noi hanno detto che facendo una serie di tagli negli investimenti pubblici si sarebbe avuta una crescita, in particolare con il governo Monti, abbiamo visto. Però la volontà di distruggere la sanità pubblica a me sembra evidente e chiara, al di là di qualunque considerazione economica o relativa al budget dello Stato. Pensiamo, lei diceva, ci dicono siamo in guerra e quindi bene, siamo in guerra contro questo virus terribile. Ci sono i soldi del Recovery Fund per l'eccezionale situazione del Covid. Uno penserebbe li mettono praticamente tutti nella sanità.
niente. Certo. Conversione ecologica, inclusione di genere, lotta alla transfobia. Cioè, è come armi. È come dire che appunto siamo in guerra, quindi ci servono tantissimi soldi, ma non per produrre carri armati, caccia e missili, no, per decorare le piazze e le strade. C'è qualche cosa che non torna, cioè la volontà di distruggere la sanità pubblica e di sostituire questo enorme business con la sanità privata, a me sembra abbastanza palese. In questi 40 anni, che sono tanto tempo di esperienza che lei ha, ha visto che se ci sono stati dei momenti in cui c'è stato uno scatto, in cui questa trasformazione ha avuto dei punti di accelerazione? Io le cito solamente la Lorenzin, la nuova regola per gli ordini professionali, però stiamo attenti, voi avete l'ordine dei giornalisti, come c'è quello degli avvocati e così via. Negli ultimi 40 anni in Italia a votare per l'ordine professionale ci va il 18% dei medici aventi diritto, quindi da 2 medici su 10. Tutti gli altri non vanno a votare una volta ogni 4 anni. Ci sono delle liste bloccate con 15 nomi, tu puoi dare 15 preferenze. Come in consiglio comunale, tu puoi dare 30 preferenze su 30 candidati e mandi su quelli dello stesso partito. Si scambiano i voti, lei è il medico più amato a Modena, lei ha 500 voti tutti i suoi, si mettono d'accordo 15 colleghi con 50 voti ciascuno, loro se li scambiano, loro vanno su in 15 all'ordine con 750 voti e io con 500 rimango a casa. Quindi bisogna dare 10 voti e non 15, e anche la minoranza. Questo sistema perverso fa sì che i colleghi non vadano a votare, non facciano questo sforzo, anche se li organizzi, e molti dicono no, ma gli ordini vanno eliminati. Allora io non vado a votare, ma visto che non saranno mai eliminati, almeno facessero lo sforzo di andarli a governare. Invece chi li governa? I sindacati. Allora le faccio notare che Anelli legittimamente era segretario nazionale, un pezzo grosso della FINCH, cioè del sindacato dei medici di famiglia. Il presidente di Modena era segretario regionale della FINCH. Loro hanno un esercito di voti che rappresentano il a malapena il 10-15% della classe medica, e con quelli occupano tutti i posti di potere. E poi c'è l'ENPAM, ci sono una situazione complicata e complessa. Allora, benissimo, se ci fosse una classe medica meno sindacalizzata e più attenta ai valori deontologici, quando la Lorenzin allo Stato dice, caro ordine professionale, tu devi essere un esecutore dello Stato, e anche se ti do degli ordini illegittimi e sciagurati, tipo non permettere ai medici che hanno avuto la malattia di andare a lavorare, anche se sono assolutamente puliti dal punto di vista sanitario, un presidente dell'ordine si può anche dimettere. Non può dire, ma io obbedisco al governo. No, lui deve dire alla Costituzione e deve dire al codice deontologico. E se è obbligato, invece, si dimette. Non accetta una cosa di questo genere. Tutto qua. Ma in Italia però non è così, perché l'80% dei medici continuano a dormire sonni profondi o sono in una situazione già di vantaggio perché lo stipendio è buono e continua ad arrivare, perché sono super sindacalizzati, o perché si illudono che le cose cambino senza il loro impegno personale. Cosa che succede anche in politica, e lei lo sa benissimo, perché se non ci si organizza tutti assieme, tutti uniti, il 40% delle persone continuano a non andare a votare. Invece bisogna fare un contenitore e convincere le persone che la politica è una cosa bella, non è una cosa brutta, ci vuole l'impegno personale, se no non si va da nessuna parte. Infatti vedo che c'è veramente nello scenario che lei ci descrive veramente molte affinità con le elezioni in generale, cioè va una minoranza, viene neutralizzata qualunque forma di dissenso e quindi si fa in modo che poi alla fine le elezioni sia soltanto un passaggio per confermare lo schema e il sistema di potere voluto e precedente. Le faccio un'ultima domanda, professore. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affermato che chi non si vaccinava sarebbe morto e avrebbe fatto morire. Ha detto letteralmente queste parole: non ti vaccini, muori o fai morire. Ora, alla luce di tutto quello che da un punto di vista strettamente scientifico, oltre che oggettivo dei fatti che si sono verificati, questa affermazione è completamente e totalmente priva di qualunque fondamento.
è possibile chiederne conto? Cioè, non è un reato dire, se io dicessi che lei, in quanto, non so, del segno del Capricorno, è pericoloso e quindi deve essere tenuto, perché quelli del segno del Capricorno uccidono le persone che incontrano. Nel momento in cui si dimostra che questa ipotesi era campata in aria, io non sono responsabile di quello che è successo. In altre parole, lei non ravvede una serie spaventosa di reati nella maniera in cui è stata gestita la cosiddetta pandemia? Ma io sono ancora più drastico da questo punto di vista, perché posso dire che un anno fa, le informazioni che erano nell'aria, adesso il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dovrebbe fare una conferenza stampa, chiedere scusa e dire che quello che ha detto allora, parola torna indietro, perché alla luce invece della scienza, questo non è assolutamente vero, chiede scusa per quello che ha detto e raddrizza la barca. La cosa vergognosa è che non chiede scusa, la cosa vergognosa è che non informa la popolazione, questo è inaccettabile. E poi chiudo, scusi, con un ultimo appello, l'ho fatto anche in piazza l'altro giorno, quando la gente si lamenta perché è il novantenne a casa e nessuno viene a visitarlo, e dicono, ma io ho chiamato la guardia medica, io ho chiamato... Io dico sempre, scusate, con chi avete parlato? Ah, non lo so, c'era uno dall'altra parte, no, scusate un attimo. Io oggi parlo con lei, col mio nome e cognome, mi chiamo Daniele Giovanardi, e ne rispondo, ma è possibile che voi telefoniate e non chiediate? Tutte le telefonate sono registrate, il nome e cognome o la sigla di chi ha detto non vengo, non voglio venire, voi dovete chiedere ogni volta il nome e il cognome. Voi sapete sapere la persona che dà il disservizio, poi se alla fine il novantenne dovete portarlo al pronto soccorso dell'ospedale, segnalate che voi avete provato, col vostro medico non è venuto, col medico della guardia medica non è venuto, le USCA magari non ci sono più, con i nomi e i cognomi, e poi bisogna andare a cercare le persone, per nome e cognome. Non dire, ah ma io ma sai tanto, no, assolutamente no. Adesso è il momento di responsabilizzare, io quei colleghi che hanno fatto quella perizia sul sottoscritto, io lo chiamerò in casa tutti, uno per uno, e dirò, scusate, avete letto le relazioni tecniche? Cosa avete eccepito? Non potete mica difendermi di dietro, ma il Ministero ha detto che ci sono solamente 3 patologie, al di fuori da quello noi obblighiamo tutti alla vaccinazione, ma è roba da fucilazione alla schiena per i colleghi, che va al di là del bene e del male. Quindi le persone devono anche svegliarsi ed essere loro i primi a denunciare i disservizi, se no non andiamo da nessuna parte. E io aggiungerei anche a fare pressione sulla magistratura, perché vede, esattamente come è avvenuto per gli ordini dei medici, la magistratura, che in Italia è quello che è stata parte e complice di questo processo. Adesso ci sono tutta una serie di cause, tra l'altro vi abbiamo dato notizia di alcune, per esempio di ricorsi perché l'AIFA non fornisce i dati e afferma di non averli sugli effetti collaterali, su quella che è la farmacovigilanza attiva dopo il vaccino. Quindi ci sono tutta una serie di cause. Però la magistratura, esattamente come gli ordini dei medici, è come minimo molto, molto condizionata da questi poteri economici e quindi tendenzialmente... se non è costretta non interviene. La pressione dell'opinione pubblica è indispensabile per spingerli a occuparsi di quello di cui si sarebbero dovuti occupare già in questi 2 anni. Professor Giovanardi, la ringrazio molto per essere stato con noi e soprattutto per la scelta che ha fatto da medico, essendo anche un medico molto molto visibile e sapendo tutti quanti noi che soprattutto coloro che come lei hanno una forte visibilità, avrebbero potuto percorrere altre strade e magari avere esenzioni reali o presunte, ma mantenendo assolutamente il proprio ruolo, magari andando anche in televisione dicendo vaccinatevi tutti, anche se avete 3 patologie cardiache, fate come ho fatto io. E quindi la ringrazio per la coerenza della sua posizione e la correttezza rispetto a quella che è la deontologia che purtroppo tantissimi suoi colleghi hanno messo sotto le scarpe.
Quindi grazie, spero che torni a trovarci presto, anche perché ci saranno probabilmente delle novità che noi stiamo seguendo dal punto di vista giuridico, ed è bene avere anche diciamo, il controcanto del invece dal punto di vista medico. Grazie a voi, a disposizione. A presto, e ovviamente come sempre grazie a tutti coloro che ci seguono su Visione TV. Vi ricordo che Visione TV esiste esclusivamente grazie al vostro supporto. Ecco che la regia vi manda in sovraimpressione tutti i link se volete dare il vostro contributo e aiutarci a continuare a svolgere questo servizio. Grazie a tutti.